Casa di Beppe Salvia. Voglio narrare com'è stato che ho acquistato questa casa troppo pretenziosa. Prima di tutto descriverò l'anima di questo posto. È l'anima morta. E adesso la casa. Dopo altri 10 minuti di strada ero arrivato a questa casa, un edificio murato nell'ombra per tutta una sua ala, nascosto di quell'ombra alle vie del cielo e dei venti, ma per gran parte illuminato di sole e rigoglioso di giardini tutt'attorno, con gran terrazze deserte, dove immaginai subito, chiara nella mente era la rimembranza, una gran festa danzante e una fanciulla che dalla balaustra di pietra mi salutava con un fazzoletto. A destra, lontano 100 metri di prato, era un gran bosco di castagne, più su cominciava a salire la montagna. Altri monti erano dietro la villa, lontani. L'edificio, insomma, e per il suo buio e per il suo chiaro, stava a mezzo di un paesaggio composito e pareva raccoglierne pietosamente l'infinitezza sciapa in quella sua perfezione d'architetture. Colonnine sottili formavano anche un chiostrino intimo laterale, dove s'andava a versare un ruscello freschissimo in una conca piana d'acqua limpidissima, un posto assai lontano al mondo frenetico, una celeste dimora di campagna. Io seguitavo a sbirciare sulle vette della villa. Le mansarde sono una alla destra e una alla sinistra, sotto i tetti spioventi, e tra esse v'è pure una certa piccina ed elegante terrazza. Dunque vidi una donna scapigliarsi con le mani una gran chioma ad una finestra e mi parve che essa di là qualcosa gridasse. Vuoi dirmi qualcosa? L'amica mia è non dell'avventura, nella deserta piaggia impedita. Sì, nel cammin che voltai per paura, e temo che non sia già sì smarrita. Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno nel loco ve tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Entrò adesso Aurora Martelli. Era la donna che avevo visto sulla terrazza. Era alta, molto scarna e bella. Aveva lunghi capelli ramati e un vestito chiaro e leggero con una scollatura forse eccessiva. Aurora in quella si levò, prismatica e luccicante, e dardeggiando segni con un aguzzo tizzone, disegnò su una tela un grande occhio sogghignante. Correvamo al ninfeo. Aurora era tutta nuda. E la sua pelle bianca mandava una luce gemella a quella della luna. Danzava e prendeva fiori dalle aiuole, iris, i, girasoli, gi. Infine, quell'abbaglio prese a snaturarmi. Io adesso seguivo, muto e forse sonnecchiando, quella che era certamente l'elemosina pitica d'un demone. Era una vera iniziazione alla morte. Tutto il mondo delle cose celebrate sempre come vere e buone gelava e moriva sotto i miei occhi e nel mio funebre cervello. Temevo che la stessa Aurora non fosse altro che una parvenza infera, che tutto il segreto di quei giorni, racchiuso nella mente folle d'un demone, andasse vie più svolgendo il suo enigma, come il ragno la tela, per incattivirmi in un siero vischioso di follia.
Al Ninfeo la luna celebrava il suo massimo fulgore, il suo solare dominio. Le diroccate costruzioni parevano pitture perfette. L'acqua scampanellava debolmente, come un fruscio delicato d'alighe ed erbe di ripa. Aurora mi condusse a una torretta esterna alle due ali di colonnine, una costruzione che la mattina io non avevo notato. Quest'altra casa in città adesso mi sembra spoglia e nuda, e adesso vivo fortunato in questo agiato luogo. Ho trovato, perduto sotto una rivista di giardinaggio e alcuni sacchetti di semenza, un frammento scritto, un pezzo di lettera, aperte virgolette. Questa mia vita fu segnata in questa casa, che ha l'anima morta. I riti mortali oltre la soglia han segnato il segreto del destino. E adesso io l'abbandono. E non so più che dire. E più ci penso e più m'addoloro, e niente altro so scriverti adesso. Mi viene solo svolazzi nervosi ai lati del foglio. Chiuse virgolette. Seguivano insomma certi accorati saluti e promesse e richieste ancora d'affetto e contumelie e lagni. E poi la firma perfetta, Aurora.